Verdi germogli. Un libro autobiografico che mostra un cammino di speranza. Forse qualche lettore si renderà conto solo alla fine del libro che ciò che è contenuto in esso ha scavato profondamente nel suo cuore, facendogli comprendere l'importanza di avere la risposta al senso della vita. La vita di ogni persona è un bene comune. Da ogni vita vissuta nel bene e nel male, chiunque può trarre utili insegnamenti e spunti di riflessione per migliorare la propria. Nessuno può considerarsi totalmente separato dagli altri. Per quanto ci si possa isolare, l'azione di ogni singolo finirà per incidere sulla collettività. Per questo, il voler rendere noto il proprio vissuto senza nulla nascondere dei propri errori non può certamente essere inteso come un tentativo di mettersi in mostra, ma solo come un semplice gesto di offerta di se stesso a chi legge. Il libro è un viaggio nel tempo. E inizia dal periodo della fanciullezza dell'autore che, come un astronauta, parte dirigendosi nello spazio verso una meta ignota. È il tempo in cui i teneri, verdi germogli dell'amore nascono misteriosamente nel cuore di un fanciullo e si mettono prepotentemente al timone della sua vita. Il tempo in cui la ragione viene annullata dalla forza di sentimenti misteriosi, sconosciuti. Dotati di una forza sovrumana e predominante che iniziano ad aprire orizzonti nuovi da esplorare. Poi, durante il viaggio, la maturità dell'astronauta suggerisce le giuste coordinate affinché esso assuma un senso e si indirizzi verso una meta ben precisa. Solo a quel punto egli trova la risposta al perché del suo viaggio. Solo a quel punto la sua anima trova la pace. Di questo si parla nel libro. Il viaggio nel tempo dei ricordi ora può iniziare con gli interventi che seguiranno ed infine il libro ne svelerà per chi vorrà leggerlo interamente il percorso. Grazie per la vostra attenzione.